Per una volta il Recent Podcast seguirà una scaletta diversa e per un tratto un po' più compassata. Nel mio piccolo voglio dedicare tutto quello che dirò a Dimberta Vignales, pilota che è venuta a mancare nella giornata di sabato al termine della gara 1 di Supersport 300. Dimberta Vignales purtroppo è venuta a mancare dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto a 3 giri dalla fine nella gara di Supersport 300, la prima delle due previste in programma, ed è stato purtroppo invitato dai piloti che lo seguivano in classifica. Purtroppo non è stato nulla da fare. Vignales è morto per le ferite riportate alla testa e al torace. È stato un grave lutto, ancora una volta, nel mondo del motociclismo che si va ad aggiungere a quello di Hugo Millán della European Talent Cup e a Jason Dupasquier nella Moto3, rendendo comunque quella parte di imponderabile che comunque esiste in motorsport, soprattutto a maggior ragione nelle due ruote, in particolare in queste categorie di piccolissima cilindrata, un qualcosa che comunque si fa sempre più concreto, visto appunto anche gli episodi che ho citato. Al termine poi della giornata di sabato, si è deciso di correre oggi domenica, al termine di un lungo briefing tra tutti e tre i piloti, diciamo, delle categorie, e nonostante qualche defezione qui e lì per evidente rispetto ad Dimberta Vignales, che ricordiamo aveva soltanto 15 anni, le Superbike, le Supersport 600 e le Supersport 300 hanno comunque corso per onorare, diciamo, la morte di Dimberta Vignales, che ricordiamo era cugino di Isaac Vignales, pilota della Superbike che non ha corso, ma anche del più famoso Maverick Vignales, recentemente passato in Aprilia in Superbike. In tutto questo, i campionati di Supersport 300, 600 e Superbike sono andati avanti. Partiamo da quello che è stata appunto la categoria più colpita, è quella dove peraltro ci sono state tantissime defezioni, perché sui 42 piloti presenti alla fine in gara 2 se ne sono prestati soltanto 34, 4-5 hanno deciso di non correre appunto per scelta, altri sono stati dichiarati infortunati al termine della prima competizione. E alla fine si è comunque, come dire, dato atto al campionato del Superport 300, che vede ancora la leadership di Adrian Huertas, che non ha capitalizzato però in questo round di Jerez, che poteva sicuramente, come dire, portare al titolo del mondo della 300, e invece è rientrato di fatto in gioco Jeffrey Buiss, il leader del campionato scorso, campione regnante di categoria e attualmente secondo in classifica, visto che Tom Booth Amos non ha partecipato di fatto alle ultime 4 gare. Jeffrey Buiss vince la gara 1, appunto già citata in precedenza. Per lui suona Helt Wilhelmus, gara 2 invece la vince Bahattin Sofoglu, che sarà un bel prospetto da tenere d'occhio anche per il campionato delle 300 dell'anno prossimo, qualora appunto il turco rimanga in questa categoria. Il turco che peraltro suona non soltanto per lui, ma suonerà anche per Toprak Razatoglu. La marcia dell'indipendenza ha di fatto risuonato a Jerez della Frontera, dove appunto torniamo con le immagini, appunto circuito che ha avuto di fatto questo episodio molto spiacevole della morte di Dimberta Vignales, e per questo motivo le gare del sabato pomeriggio della Superbike e della Supersport 600 sono state annullate e di fatto non corse. Hanno corso le Superbike la domenica per quanto riguarda la gara 1 e la gara 2, quindi due gare lunghe per quanto riguarda la Superbike e gara singola per la Supersport. Di fatto si è tornati al format degli anni prima del 2019. Parlo ovviamente in questa tempistica, apro parentesi, perché ovviamente il video di questione di questo Racing Podcast uscirà lunedì alle 19, ma lo sto registrando domenica sera. E parliamo di quello che dunque per me è successo oggi, ovvero delle due gare che evidentemente hanno dato comunque spettacolo e onore ad Dimberta Vignales. Jerez della Frontera, Toprak Razatoglu vince sia gara 1 sia gara 2. Gara 2 sarà quella più decisiva in realtà, perché questa gara 1 è stata una lotta in realtà con Jonathan Rea, che sembrava in condizioni un po' più fresche, un po' più in palla. Poi a un certo punto Razatoglu ha preso sotto la compagnia e ha di fatto tagliato il traguardo per primo, allungando già in modo significativo in testa al mondiale. Terzo è Scott Redding, che va di fatto a beffare Andrea Locatelli sul fil di lana per un podio che per il Loca poteva essere molto significativo, considerato appunto che Locatelli l'hanno confermato per l'anno prossimo in Superbike, sempre al fianco di Toprak Razatoglu. Per Redding comunque è una stagione interessante, nonostante appunto vada via da Ducati, come già raccontato nel Racing Podcast scorso. Redding sta cercando comunque di rimanere agganciato a questo titolo del mondo ipotetico, anche se molto molto complicato, al netto che comunque ci saranno altri 3 weekend da qui al termine della stagione della Superbike. Razatoglu vince gara 1, vince anche gara 2 in maniera molto più netta, e dando qui invece la lunga decisione
decisivo al mondiale, soprattutto approfittando delle grandi difficoltà di Jonathan Rea, che non si è trovato a suo agio nelle condizioni più calde della pista, considerato appunto che si è corso alle 2, a differenza della mattina che si è corso alle 11. Evidentemente la temperatura più alta ha danneggiato un po' l'assetto del Cannibale, non invece Topo Ragazzadoglu, che invece dà un sonoro a lungo, non dico già decisivo, ma comunque possiamo dire, visto che mancano appunto 3 gare alla fine, che per la prima volta dopo 6 anni il titolo del mondo sembra indirizzato verso la Turchia, verso Topo Ragazzadoglu, Turchia che non produceva un talento così dai tempi del re Kenan Sofoglu, che peraltro è tornato a correre nella Libera di Supersport e ha fatto peraltro 7º, quindi incredibile prestazione del 54 della Supersport. Il 54 della Superbike invece ancora una volta ha deciso di, non dico fare quello che vuole, ma insomma poco ci manca, dando soprattutto un allungo incredibile in gara 2, in un podio comunque molto importante per appunto Scott Redding, che capitalizza al massimo le gare di gara 1 e gara 2 facendo 3º e 2º, anche se questo Razgatioglu sembrava veramente ingiocabile, al netto che è stata una grande lotta appunto tra il turco e Scott Redding, anche se appunto come dicevano in telecronaca Edoardo Vercellesi e Max Temporali, scrollarsi di dosso Razgatioglu in un corpo a corpo è veramente difficile: o lo si sorpassa di motore, o si dà un passo molto più importante rispetto a lui, o altrimenti Toprak è difficilissimo da battere. E anche in questo caso evidentemente Razgatioglu è andata piena dimostrazione. Sono 449 adesso i punti totali di Razgatioglu contro i 429 di Rea. Redding è ulteriormente staccato ed è più dura per l'inglese tornare in lotta per il titolo del mondo, al netto che la matematica non lo condanna del tutto, visto che appunto ci sono 3 trasferte ancora da fare. Si correrà settimana prossima a Portimão il weekend del 2 e del 3 di ottobre, e poi si andrà a San Juan in Argentina sempre a ottobre, e poi si chiuderà in Indonesia l'esordiente circuito di Mangalika. Il podio di gara 2, appunto, detto che la completa Redding, vede al 3º posto uno straordinario Alvaro Bautista, che centra il suo 2º podio in 2 weekend consecutivi con la Honda. Di fatto anche lui si tratta delle migliori prestazioni sulla moto Honda ufficiale prima di ritornare in Ducati al fianco di Michael Rinaldi, che comunque ha avuto oggi delle difficoltà abbastanza evidenti, non si trovava bene con la sua moto, in particolare al pomeriggio evidentemente ha sofferto delle stesse problematiche che ha sofferto Rea. Non si trova invece malissimo, e lo sappiamo già, Andrea Locatelli, probabilmente l'italiano più in forma nel complessivo di questo campionato del mondo Superbike, tanto è vero che il rendimento è a pari con lo stesso Rinaldi, eppure Locatelli di gare non ne ha vinte, mentre Rinaldi ne ha 23. È evidente come Rinaldi sia più un pilota da exploit in questo momento, mentre il Loca è un pilota molto da costanza, e l'abbiamo visto da Assen in avanti. E dunque molto bene Andrea Locatelli, molto bene anche l'altro italiano Axel Bassani, che dopo lo straordinario podio di Barcellona si conferma ancora una volta in top 10 con effettivamente una moto privatissima. Ricordiamo che Bassani corre con il team Motocorsa. Poi è tornato Samuele Cavalieri, che fa un'altra gara a punti dopo il rientro a Barcellona e fa 12º in particolare per quanto riguarda gara 2. L'altro italiano che invece qui era in veste di wild card è Andrea Mantovani, che invece non ha completato la zona punti, 18º e 17º, per colui che ha corso anche nel round di Assen con una Kawasaki iper privata. È un trittico questo iberico portoghese in generale, che ha detto molto molto bene a Topo Razgatioglu. Settimana prossima si corre a Portimão, circuito dove Razgatioglu effettivamente può ancora allungare qualora le condizioni in Portogallo siano le stesse di Eres, quindi un caldo torrido, con il clima un po' più freddo probabilmente i valori in campo potrebbero cambiare. Fatto sta che si accende sempre di più un duello appunto tra il turco, che rappresenta anche il futuro di questa Superbike, e Jonathan Rea, che è uno dei GOAT della disciplina, e per me si siede allo stesso tavolo di The King Carl Fogarty e anche di Troy Bayliss. Ma il Cannibale oggi non ha fatto il Cannibale, dirà, evidentemente in difficoltà. Così come tutti i Racing Podcast abbiamo comunque i premi di Rider del giorno, netto che abbiamo già celebrato alla grande e Topo Razgatioglu, che ha avuto la meglio di Rea e di Redding in tutte le situazioni possibili e immaginabili, celebriamo il ritorno di Loris Batz, che è un rider del giorno perché è rientrato in Superbike al posto di Chas Davis, che si è infortunato, e di Chas Davis peraltro ne parleremo tra poco. E fare pronti via un 6º e 9º posto con la Ducati del team Go Eleven è veramente un risultato molto interessante per un pilota che in realtà è andato a emigrare negli Stati Uniti, corre di fatto nella Superbike
La stella e strisce sempre con Ducati, probabilmente rimarrà lì anche l'anno prossimo secondo le dichiarazioni che ha detto il francese, ma va detto che nel frattempo è cambiata molta, diciamo, delle possibilità di mercato della Superbike, perché Chas Davis, dopo l'infortunio di Barcellona e ha saltato appunto la gara di Jerez, ha deciso di appendere il casco a chiodo e di ritirarsi al termine di questa stagione, e se ne va uno dei piloti più belli da vedere secondo me nella Superbike. È stato uno dei piloti che mi ha fatto anche affezionare un po' nel vedere appunto questo campionato derivato dalla serie, che seguo da molto, molto meno tempo, diciamo, rispetto alla MotoGP o alla Formula 1, dove lì invece ho un seguito un po' più decennale o ventennale a seconda dei casi. Davis era il contender principale di Rey, quando Rey di fatto dominava in lungo e largo i mondiali, e ha dato un gran contributo alla Ducati ufficiale, e tantissimi tifosi sono appassionati alla Superbike anche grazie appunto alle gesta di Chas Davis, che comunque anche umanamente era un gran bel pilota. E veramente mi tocca un po' il cuore annunciare il ritiro di Davis e di fatto salutarlo in maniera molto figurata. È un pilota che a me piace tantissimo, era il re di Aragon, mondiale appunto vinto a ripetizione con, se non sbaglio, 8 vittorie all'attivo. Va detto che appunto da quando Davis è stato di fatto appiedato dalla Ducati ufficiale e messo in Go Eleven, non ha avuto poi ovviamente le capacità per lottare per il titolo del mondo. Va detto che comunque anche Davis non poteva puntare a qualche podio, qualche piazzamento in top 5, che comunque è arrivato con una moto comunque semi ufficiale come la Go Eleven. In ogni caso è giusto celebrare quello che è stato un gran pilota, seppur purtroppo abbia vinto molto meno di quanto il talento e la persona umana meritavano assolutamente di più. Per quanto riguarda invece il presente, ricordiamo che appunto la Superbike correrà a Portimao insieme alla 300, che chiuderà il titolo del mondo, e alla 600, che invece vede ancora una volta il dominio di Dominic Gerter, che di fatto si indirizza sempre di più a vincere questo campionato del mondo, dopo aver perso il mondiale in Moto E a favore di Jordi Torres con una manovra ai limiti del regolamento. E Gerter comunque dà ancora una volta la paga alla concorrenza della Supersport e fa risuonare l'inno svizzero, il salmo svizzero per la precisione. Seconda posizione per Philipp Oettel, che comunque si conferma terzo nel mondiale, nonostante pare Kawasaki Puccetti non lo voglia confermare. E terza posizione per Niki Tuuli, che fa il suo secondo podio consecutivo per un pilota che avrebbe una marea di potenziale ma non ha poi mai concretizzato con la MV Agusta. Peraltro va ricordato che in generale la Supersport sarà all'ultimo anno di questo tipo di regolamento, cioè con solo 600, o meglio è di fatto un monomarca Yamaha con qualche Kawasaki e una MV Agusta. Dal 2022 la Supersport diventerà una categoria molto interessante, almeno dal mio punto di vista, perché verranno espansi i regolamenti tecnici e dunque ci sarà tempo e spazio per altre case di poter rientrare finalmente con delle moto più performanti e consono al nuovo regolamento. Vedi per esempio la Ducati V2 955, si parla anche della MV Agusta F3 800, qualcuno ipotizza anche il rientro della Triumph 765, quindi insomma espansione tecnica di regolamento, più moto e si spero anche più piloti competitivi. La Supersport 600 è 2 anni che viene dominata da piloti che vengono da altre categorie. Dominic Gerter e Locatelli vengono dalla Moto2 e hanno fatto praticamente quello che volevano, e negli anni passati anche Yamaha ha fatto il monopolio dopo che Sofoglu ha deciso di ritirarsi dalle competizioni. Sono veramente curioso di vedere questa nuova categoria, e avrà tanto tanto interesse, soprattutto perché appunto rientrerà la Ducati in questa categoria. Ducati che per il mondiale Superbike invece non sembra evidentemente portata alla conquista appunto dello stesso. Ci sarà ancora da confermarsi, da confrontarsi per Razgatioglu e Rey, 3 appuntamenti ancora in un duello che sembrerà di fuoco. Speriamo poi in un clima un po' più mite dopo appunto purtroppo la venuta a mancare di Dimberta Vignales, che appunto ricordo è scomparso nella giornata di ieri. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo domenica dunque per parlare della Superbike di Portimao, e poi parleremo anche della Major League Baseball, perché siamo all'ultima settimana di regular season e ci sarà il tabellone dei playoff 2021.